chiamo Bruno Barbieri. Ci sono due squadre che hanno cucinato e io dovrò giudicare. Su Fox Life. Chiara Maci, vita da food blogger, da lunedì 14 dicembre alle 19 su Fox Life. Il mio mondo. Il mio lavoro. La cura dei dettagli. Sono Bruno Barbieri, amo le sfide e gli stimoli che una grande metropoli offre. Vai col selfie! Questa è la vostra prima vera prova in cucina. La seduta lei mi ha parlato di alcuni suoi problemi con i... come li ha definiti? Mappazzoni. Mappazzoni. Ecco, questi mappazzoni le generano, come posso dire, angoscia? No, sono i concorrenti che mi generano angoscia, perché mettono tutto nel piatto, tutto scomposto, le salse liquide. Quindi è il disordine che la disturba? Lei ha mai preparato un mappazzone? Ma le pare io?
Come va, Mirko? Allora, raga, io sono partito e sono carichissimo e gasato. Ho fatto la ganache al cioccolato bianco, quindi panna e cioccolato bianco, la salsina che ti dicevo prima. Sì. Adesso vado sulla parte croccante, quindi do una tritatina al pistacchio. Vai con la tritatina al pistacchio. Vai. Ma si può mangiare, eh? Sì, si fa benissimo, omega 3, omega 6 e via. Questo pistacchio, Mirko, servirà per ricoprire il salmone, sì, in qualche modo. Allora, noi andiamo a rosolare la parte della pelle, però ho pensato, diamo anche dal lato opposto una parte croccante con il pistacchio tritato. Sì, okay? Perché ogni volta tipo Hell's Kitchen vi fanno vi sgridano perché cuocete il salmone dalla parte e non dalla pelle, giusto? Bravissimo. E poi sempre in ogni piatto c'è sempre questa fissa del morbido, croccante, acido, dolce. Dobbiamo equilibrare tutte queste cose, ok? È fondamentale. Fai cacco. Dai, muoviti! Non vedi che dovevamo finire la puntata? Pensate che dopo mesi da quando ho fatto il Kitchen, io di notte mi sentivo questa voce con questa faccia. Cioè, c'è anche Luchino, Luchino, fantastico. Luchino è un mio grande amico, è veramente è di una dolcezza. Lui ha Luchino come amico, noi abbiamo invece i Pantellas come amici. Okay. Esatto, sì, ti piace. No, li vedi ogni fantastici, tanto i loro video? Fantastici, assolutamente, li seguo anche su Twitter, quindi sono dei numeri uno. Allora ti proponiamo uno appunto dei loro contributi. Occhio. Pantellas. Serata interessante, organizzata molto bene, splendido, ci siamo divertiti molto, una serata davvero sublime, l'organizzazione è stata perfetta, indimenticabile, cucina ottima dello chef Barbieri, per tutti i gusti, belli gli accostamenti, esperienza veramente piacevole, ma quasi quasi da ripetere. Cosa c'è di più buono del primo morso dato ad un piatto delizioso e che magari ha il sapore delle ricette che si tramandano da generazione nel nostro paese? Niente. E adesso immaginate di avere a disposizione tutti i ricettari delle nonne d'Italia per preparare queste ricette. È un sogno, vero? Beh, forse no, perché ho scoperto che oggi esiste una rete di tantissime appassionate e appassionati di cucina che hanno deciso di custodire e tramandare i segreti della tradizione italiana. Come? Hanno aperto un home restaurant. Ciao! Cioè, si cucina e si mangia nella loro casa. Sto per partire per un viaggio nel cuore della straordinaria tradizione delle nostre regioni, per assaggiare prodotti, ricette e menù che rendono la cucina italiana la più famosa al mondo. Venite con me a Napoli!